Salve a tutte e tutti, in questi giorni volevo fare questo video perché da circa una settimana più o meno, forse di più, non mi ricordo, è scoppiato questo bubone della mafia capitolina. Allora, se ne hanno iniziate a sentire di tutti i colori e per quello che può importare, per il contributo che può arrecare alla discussione e per i cambiamenti che può indurre, c'è praticamente quasi nessuno, ho deciso che anch'io, il vostro Saint-Enchan, deve dire la sua. E allora faccio sentire la mia. Si sono dette tante e soprattutto si è scoperta l'acqua calda, perché dovete sapere voi, giovani, che avete 20, 30 anni o forse 16, 15, 12, che in Italia ogni volta che scoppia uno scandalo, prima lo negano in tutti i modi, poi iniziano a inventarsi delle teorie e in terzo luogo rimangono indifferenti come se non fosse successo nulla. Perché succede tutto questo? Perché gli scandali a Roma vengono continuamente ripetuti decennio dopo decennio, anno dopo anno, e ogni volta i mass media, i giornalisti, lo presentano come se fosse il più grosso scandalo dell'ultimo decennio, dell'ultimo secolo. Invece non è così. Andate a cercare in internet, via dei gerogofili, la mafia ha fatto una serie di attentati durante la trattativa Stato-mafia che fino a ieri è stata negata. Poi la banda della Magliana, è stato un grande scandalo, soprattutto perché il capo è stato seppellito, inumato, in una basilica a Roma, insieme ai papi, il capo della banda della Magliana. Poi lo scandalo della banda della Uno Bianca, che facevano rapine ed erano poliziotti, sempre a Roma. Quindi sono successe tante cose nel passato, ma ogni volta, oh, che meraviglia, anzi, che orrore, c'è questo scandalo della mafia. Ma negli ultimi 15 anni quante cose sono successe a Roma, includendo la festa dove si sono giustamente i politici vestiti da porci e hanno organizzato una parodia del Satiricon, della pappagorgia che narra il Satiricon che ha fatto Trimalcione, dell'orgia. E quindi io vedo che i media corrompono l'opinione pubblica, perché ogni volta presentano l'informazione come se fosse veramente l'unico scandalo, non l'ultimo. Invece, grazie a internet, andate a farvi una vera opinione cercando, in ordine di tempo, tutti gli scandali che sono successi a Roma. Cercate, per esempio, Corruzione Roma 1990, 1992, perché c'è gente che carica anche cose avvenute prima che in Italia si diffondesse internet o che fosse massivamente utilizzato. Quindi c'è chi mette anche notizie del passato. Questo per dirvi, non crediate a tutto quello che dicono i telegiornali e i giornali, perché queste cose sono già successe nel passato, queste cose torbide, ma anche in un passato non tanto remoto, perché quella festa dove si sono travestiti da maiali e hanno celebrato con le spese dell'erario pubblico è successa, non so, nel 2010-2012. Quindi mi lascia quasi sbigottito, ma non più di tanto, che i media presentino questi episodi senza una retrospettiva. Invece tutti quelli che si scandalizzano oggi, purtroppo, hanno fatto parte di qualche inciuccio del passato. Naturalmente questo non fa più innocenti quelli che si sono coinvolti nell'inciuccio di oggi. Cioè, sono tutti parte dell'inciuccio. Come dire, quindi bisogna vedere anche la trasversalità della corruzione della casta politica. Hanno votato tutti contro i tagli, hanno votato tutti sempre per gli aumenti degli onorari e magari poi alla fine tutti quanti ritornano a votare contro il processo, cioè hanno votato contro la legge che toglieva l'immunità parlamentare ai politici. E adesso voteranno tutti, pure gli oppositori politici, contro
l'investigazione dell'agente involucrata. Quindi alla fine non gli toglieranno l'immunità parlamentare a chi è stato coinvolto nella mafia capitolina e quindi si azzererà tutto come nel passato. Che volete che vi dica? Io non me la prendo, perché è tutto come sempre. Voi invece che siete giovani ve la prendete, ma col tempo imparerete a comprendere che queste cose nella politica italiana sono inevitabili. Bisogna rassegnarsi, perché godono di immunità, fanno quel che cazzo vogliono, ci fregano, ci fottono e poi si scandalizzano quando qualcun altro fa qualcosa che non li coinvolge, che non possono mangiarci anche loro. Però è così. Bisognerebbe veramente cambiare le cose, ma finché le leggi nuove le fanno i vecchi politici, che non importa l'età anagrafica, fanno parte di partiti vecchi, o si formano partiti nuovi in un humus vecchio, con leggi vecchie, partiti vecchie, tutto l'apparato burocratico vecchio, quello che rimane di vecchio corromperà sempre quello che nasce di nuovo e lo farà a propria immagine e somiglianza uguale. Quindi, come dire, non si possono fare nuove leggi con vecchi politici o nuovi politici con vecchie leggi e vecchi partiti. Deve cambiare proprio tutto. Ma come farlo? Io non lo so. Allora vi saluto e vi ricordo ancora di nuovo che basta ricordare degli attentati di via dei Gerogofili, la Uno Bianca, la banda della Magliana, la mafia, la corruzione. Ricordatevi che Andreotti non per nulla è stato fischiato in memoria negli stadi di tutta Italia per più di mezz'ora, altro che un minuto di silenzio. Gli italiani le sanno le cose. Non vi fate fottere, non vi fate trattare da scemi, da stupidi. Adesso vi lascio perché ho il braccio molto stanco. Con questo cellulare Galaxy Young 5360 a me è un po' difficile filmarmi. Però era per ricordarvi questo, che questa mafia capitolina non è l'ultima delle schifezze, neanche la più eclatante, soltanto che i giornalisti, i media ne approfittano per fare notizia, per fare furore, ma morirà tutto nel nulla perché, per prescrizione, perché con le leggi che ci sono, il fatto che i deputati e i senatori fra di loro fanno quadrato e si difendono sempre, nessuno andrà in carcere e tutti verranno assolti per beneficio del dubbio o per decorrenza dei termini o perché diciamo, ci saranno scarsità di prove processuali. Perché, ecco. E quindi rassegnatevi. Ciao dal vostro Sant'Enciani. Questo è stato il mio contributo a portare nuove idee sulla mafia capitolina. E nulla di nuovo sotto il sole. O Francia o Spagna, basta che se magna. Di nuovo io, mi sono un po' riposato del braccio e tengo il cellulare in questa maniera che il video si vede male, poi però io posso usare l'altro braccio. Volevo finire queste nobili considerazioni sull'immondizia della capitale. Infatti non è un caso, perdon, che si siano collusi proprio nel trattare l'oro delle civilizzazioni moderne, la monnezza, cioè si fa più soldi con la monnezza che con la droga. Infatti la droga la vogliono liberalizzare, invece le mafie vogliono tenere sotto il loro controllo la spazzatura. Quindi questi porci hanno fottuto denaro alla gente, niente di meno che con la spazzatura. Proprio perché loro sono una monnezza e ci hanno voluto fottere col nostro sporco. Dicono che sono 600 milioni, 200 milioni. Sì, quello che si è riuscito a sapere. Perché gli è andata male? Perché sono stati troppo avidi e si credevano sicuri. Ma chissà quanto altro denaro è sparito. Io non credo che siano stati solo 2 o 600 milioni. Forse saranno stati di più. E poi i personaggi che hanno scoperto nel losco giro sono solo qualcuno, perché molti stanno nell'ombra.
non ricoprendo nessuna carica pubblica. Quindi sembrano tanti i mafiosi di la mafia capitolina, però magari non sono tanti quelli che hanno trovato responsabili. Tutti gli altri, e magari non si saprà mai chi sono stati, mafiosi o no, che si sono prestati, perché Craxi diceva che ha dovuto confessare una volta che è indagato, che la corruzione nei partiti politici come funzionava? A un qualsiasi nuovo iscritto nel partito che aveva un ruolo, gli davano un'enorme busta. Lui la doveva consegnare a qualcuno, ma prima la doveva aprire e prendersi la sua mazzetta, che magari gli davano 20, 30, 50 euro per fare il favore. L'altro apriva la busta, ce n'era una più piccola, con una mazzetta per lui, fino a che si arrivava a gente come Craxi, che rimanevano con una busta piccolina, però con milioni di euro. Perché facevano questo? Perché quello a cui iniziavano a dare la busta, che era l'individuo che non aveva molta importanza nel partito, se lui si rifiutava lo cacciavano via. Se lui accettava di fare questo lavoro e rimaneva con qualche moneta, era anche lui colluso, quindi non poteva denunciare, perché sapeva quello che stava facendo e che accettava in pratica una tangente per dare la tangente. Quindi era un po' un'associazione delittiva, che nelle organizzazioni criminali per entrare devi fare un crimine. Magari rubare una dozzina di uova al verdurario, nel mercato, però al verduriere, però devi fare un crimine. Così, se poi li vuoi mollare, loro ti denunciano per aver rubato delle uova, una macchina, un motorino, uno stereo, perché hanno delle prove. Anzi, forse magari ti mandano pure in carcere, perché così non ti prende più nessun altro. E quindi, quello che si scoprirà, il bubone che è scoppiato, è solo un puntino nero. Tutto il cancro sta dentro il corpo sociale e continuerà a starci, perché si sanno occultare quei figli di puttana. E quindi, come cambiare tutto questo? Cambiamo prospettiva, perché cambio di braccio. Anzi no. Adesso dico due parole e finisco. Come cambiare questo? Come fa l'organismo, che ogni 3 anni il corpo umano ricambia tutte le cellule? Cellula per cellula. Alcune cellule muoiono in un giorno, come quelle del sangue, quelle delle ossa in 3 anni, ma ogni 3 anni abbiamo un organismo diverso, in teoria. Allora, bisogna cambiare il funzionamento dell'amministrazione pubblica, della burocrazia, che è indispensabile, ma se amministrata male è odiosa. Bisogna cambiare la burocrazia pubblica, i partiti politici, cambiando la gente che ci lavora e che ci opera dentro, e cambiando la mentalità del paese. Quindi è un processo largo che potrà portare 20 anni di tempo, ma bisogna intraprenderlo da adesso. Che entrino nuove persone, e non basta solo cambiare leggi, bisogna cambiare la mentalità della gente e bisogna cambiare forma di procedere. Se non lo si fa, è inutile cambiare capo del governo, quando poi le amministrazioni comunali sono quello che sono, cambiare sindaco o intendente, che differenza fa? Quando tutti quanti gli altri, per abitudine, per ignoranza, non solo per cattiveria o per opportunismo, continuano a operare nella vecchia forma. Non puoi combattere contro tutto un universo di ignoranti e di gente corrotta solo cambiando il capo, l'ammiraglio di una nave. Da solo non può, deve cambiare anche la ciurma, deve cambiare tutto. Quindi la mia proposta è che deve cambiare tutta la tripolazione della nave, del vascello, se no va a fondo, come sta andando a fondo Italia. Ma non è questione di cambiare primo ministro, presidente o votare un altro partito politico. È questione di rinnovare la popolazione e la classe dirigente e burocratica.
è un'impresa ardua. Qualcuno di voi che ha qualcosa da dire in merito lo commenti. Accetto video risposte. Tanti saluti. Ciao dal vostro Sant'Enchan.